Salve a tutti da Giusy, oggi preparo una cheesecake mascarpone e Nutella. Gli ingredienti che ci occorrono sono 200 g di biscotti secchi, 100 g di margarina vegetale sciolta. Per la crema ci occorre 300 g di mascarpone, 200 g di Nutella, panna vegetale dolce che io ho già montato, 100 g di latte e 12 g di gelatina che io ho già messo in acqua in ammollo. Per la copertura ci occorre 100 g di latte, 100 g di Nutella e 5 g di gelatina in foglie che io ho già messo in ammollo. Andiamo a preparare. Nel vasetto dove abbiamo messo la Nutella mettiamo anche il latte e la metto al microonde a sciogliere. Ho tirato fuori dal microonde il latte con la Nutella, quindi mescoliamo e facciamo sciogliere tutto per bene. Quando la Nutella è ben sciolta, strizziamo la gelatina e l'aggiungiamo. Quindi mescoliamo e facciamo sciogliere anche bene la gelatina. Adesso anche la gelatina è ben sciolta, mettiamo un attimo da parte. Prendo un altro contenitore e metto il mascarpone. Lo lavoro un po' con fruste elettriche. Adesso aggiungiamo pian piano la Nutella che abbiamo sciolto con latte e la gelatina. Dobbiamo ottenere una crema ben liscia. E adesso aggiungo la panna. Quindi andiamo a mescolare tutto per bene. Adesso la crema è pronta, mettiamo un attimino da parte, tiro fuori dal frigo la base e verso tutta la crema. Ho livellato tutta la crema e adesso la vado a mettere in freezer per 2-3 ore. A dopo! Quindi adesso prepariamo la copertura. Ho messo 5 g di gelatina in ammollo, metto da parte, lasciamolo 5 minuti, dopodiché prendiamo la Nutella, verso il latte, lo metto a sciogliere al microonde. Quindi ho tirato fuori dal microonde il latte che è ben caldo, mescolo e lascio sciogliere tutta la Nutella. Adesso la Nutella è sciolta, strizzo la gelatina e la vado a mettere nel contenitore. Quindi lascio sciogliere. Adesso anche la gelatina è ben sciolta. Mettiamo un attimino da parte. Sono trascorse le 4 ore. Quindi metto un cucchiaio e verso tutto.
Adesso la andiamo a mettere di nuovo in freezer per altre 2-3 ore. Ho tirato fuori dal freezer la cheesecake. Adesso la stacco un po' con la spatola. Quindi adesso apro pian piano. Ok, prendo un vassoio con tutta la carta forno che avevamo messo sotto, la metto sul vassoio. Questo possiamo toglierlo. Adesso taglio. Ricordate di tirarla fuori 20 minuti prima di servire. Ed ecco pronta la mia cheesecake con mascarpone e Nutella. Alla prossima ricetta, ciao!